Andiamo avanti perché abbiamo un super ospite, un super sindaco. Luigi De Magistris, De Magistris, Luigi De Magistris, De Magistris, De Magistris. Ed è signore De Magistris. Luigi De Magistris. Sindaco di Napoli, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Buongiorno sindaco. Beh, come sta sindaco? Bene, siamo in consiglio comunale qui. Proprio adesso, in questo momento. A Mascangioino. Sì, sì, è iniziato stamattina presto, certo. Finisce più tardi. Senta, sindaco, incredibilmente grazie a noi, diciamolo, perché insomma ha finalmente incontrato il governatore. Ne parlano tutti i giornali. De Luca, perché settimana scorsa da noi ha detto, vabbè, lo chiamo e non lo diciamo noi, no? Il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, ha raccontato che dopo questo suo annuncio vi siete sentiti. Finalmente. Pensate che potere che avete. Incredibile. Non pensavate di averlo, Sì, ma guarda. Una capacità di mediazione politica elevata. C'è stato un inseguimento telefonico. Io l'ho chiamato proprio all'orario per cui mi ero impegnato. Certo, la mattina dopo. Alle 8:43. Mi ricordate? Sì, sì. Quell'orario là, sì. E lui non ha risposto però. All'inizio non c'era, quindi mi ha risposto un collaboratore, poi lui mi ha richiamato, io non potevo, però l'ho richiamato io. Insomma, ci siamo poi sentiti telefonicamente, visti venerdì. Vi siete visti alla sede della regione, quindi dato lei è andato da lui? Sì. Sì, questo perché lui governatore, lei il sindaco oppure no? No, vabbè, ma non siamo, io sono un uomo delle istituzioni, il problema non è il luogo, certo. È il contenuto dell'incontro. Ecco, che quindi a Palazzo Santa Lucia vi siete visti, giusto? Palazzo Santa Lucia vicino al mare, sì. E tra di voi, cioè solo voi due vi siete visti, eravate da soli, è vero? Sì, sì. Ecco, sì. Com'è stato l'incontro quando vi siete visti? Manco un abbraccio potevate, non so se ve lo sareste dati. Non ci si può abbracciare, tra l'altro. Avete dato il gomito, vi siete dati? No, ci siamo salutati, niente gomito. Così come? Non abbiamo alzato il gomito. Come vi siete salutati? Uè, ciao. No, ciao presidente, ho detto io e lui ha detto ciao. Ciao, addirittura ciao, è un po' troppo. Sì. Mi date del tuo sindaco? Vabbè, poi l'incontro è durato, sì, ci siamo detto. L'incontro è durato comunque 35 minuti, quindi qualcosa ci siamo detti, non è che abbiamo detto ciao solamente. Senta, ma ci dico una cosa, ma De Luca quando parla così di persona, è come quando lo vediamo nelle conferenze stampa con questa voce così inquietante o è più dialogante? No, è un po' più rilassato, sì. Perché anche meno era difficile, diciamo. Un po' più rilassato. Poi io sono uno che rilassa, diciamo, in genere. E quindi e com'era il clima? Cosa vi siete detti? No, vabbè, il clima era istituzionale, nel senso che gli argomenti erano istituzionali, non c'è stato un ragionamento politico, semplicemente di provare a fare cose insieme per il territorio in un momento così difficile. Ma ci sono state, sa che quando si fa questi incontri all'inizio c'è sempre una chiacchiera per sciogliere un po' il ghiaccio, no? Si fa un riferimento, una battuta, un I rapporti erano a zero. I periodi precedenti erano molto, sono stati molto duri e difficili, certo. Quindi il clima all'inizio era un po' complicato, però devo dire è stato invece un incontro cordiale, anche se schietto, franco, nel senso... Ma lui aveva il lanciafiamme o era venuto senza? Io non l'ho visto il lanciafiamme. Ma sindaco, quando c'è questa tensione, di solito c'è sempre una frase che a un certo punto scioglie un po' il ghiaccio. Su Radio 1, io sono bravo. Sì, ma qual è? Sì, una frase, cioè una battuta, insomma, poi voi siete napoletani, una battuta, una cosa. Sì, cosa gli ha detto per sciogliere il ghiaccio, sindaco? Diciamo che l'elemento... che ha unito e che la Campania e Napoli sul piano sanitario hanno fatto una buona riuscita, nel senso i contagi sono stati molto limitati. E quindi questo adesso, è stato l'elemento per sciogliere il ghiaccio? Questo è stato l'elemento iniziale, per poi però affrontare l'elemento in questo momento molto delicato, cioè quello dell'epidemia sociale ed economica. Ma quindi che gli ha detto? Abbiamo fatto un grande lavoro. Chi ha detto una cosa? No, per capirci. Ma io ho fatto i complimenti ai napoletani. Ho detto che secondo me sono stati determinanti loro a stare in casa, a rispettare le regole e poi molto bravi chiaramente i medici, gli infermieri, hanno fatto un grande lavoro. Ma le ha offerto un caffè, le ha offerto qualcosa? No, niente. Un po' d'acqua. Liscia o... Ma io non l'ho presa per la verità. Perché aveva paura che ci fosse del pentotal dentro. No, non lo so, sai com'è. Non mandava perché avevo preso poco prima di salire un caffè al bar con un po' d'acqua. E quindi già aveva un po', quindi niente. Ma insomma, avete parlato delle elezioni regionali almeno? No, per nulla. Per nulla. Niente, perché c'è grande interesse su questo incontro di cui non si sa niente, perché eravate solo voi due. Ma noi in realtà all'inizio, vabbè, lui era con 7-8 persone e io stavo da solo, quindi lui pensava che io venisse. Lui mi ha chiesto, ma dove stanno i tuoi? Le persone? E io ho detto, no, sono da solo. Allora ha congedato gli altri. Esatto, bravo. Quindi a mani nude vi siete affrontati, diciamo. Io ho sempre le mani nude, non posso mai. Ma secondo te questo incontro cambierà un po' il futuro della vostra relazione? Cioè da adesso in poi magari sarà
sarà più facile collaborare? Senti, ma sul piano istituzionale io l'ho sempre cercato questo dialogo e quindi, come dire, per me non è una sorpresa dialogare con le altre istituzioni. Sul piano politico siamo troppo differenti, cioè c'è una differenza veramente enorme tra me e Luca. Ma umanamente come l'ha trovato? Simpatico, rigido, duro? L'ho trovato in forma, per la verità. In forma? Perché in forma, dice? Nel senso, mi sembrava, insomma, non l'ho trovato, diciamo, in condizioni di non collegamento con la realtà. Condivido le cose che fa, certo. Ultimo, alcune ordinanze ultime proprio. Quella di chiudere i baretti dopo alle 23? Non... Ma sì, non puoi chiudere alle 23 ristoranti, baretti, trattorie, perché poi la gente dopo le 23, secondo lui, vanno a casa il fine settimana, ormai le persone girano, anzi dobbiamo fare esattamente il contrario. Dobbiamo fare in modo che le persone girino di più in luoghi diversi e non stare tutte allo stesso posto. Lei ha detto che vuole aprire 24 ore su 24 Napoli. Ma Napoli deve vivere in modo che le persone... Ma 24 non è un obbligo, nel senso che uno può rimanere aperti, perché dobbiamo, ripeto, andare nei luoghi che in questo momento sono chiusi. Pensate, il bosco di Capodimonte, che è il bosco bellissimo, più grande d'Italia, sono 130 ettari, il ministero l'ha chiuso. Senta, ma c'è stato un po' di... No, tutti si parla dell'ingorgo, del traffico a Napoli, sabato notte. E lei dice... Ma l'altra sera c'era traffico di notte perché è ripreso le persone ad uscire, quindi... E questo porta al traffico che c'era prima del Covid-19, proprio per evitare questo tipo di immagini, a mio avviso, dobbiamo fare in modo di portare le persone anche nei luoghi dove prima non ci andavano. Quindi più suolo pubblico, più pedonalizzazioni, parchi aperti fino alla sera tardi, i locali aperti, così si riprende anche l'economia e il lavoro, cosa che forse ad altri non interessa. Io vedo un atteggiamento certe volte troppo punitivo nei confronti delle persone e delle attività economiche. Noi dobbiamo mantenere alta l'attenzione sanitaria, ma rimettere in moto anche il paese. Ma vuoi fare un appello anche ai tuoi cittadini? Secondo te si stanno comportando bene? Guarda, complessivamente sì. Nel senso che nella fase 1 in maniera esemplare, nella fase 2 c'è un po' di calo di tensione, questo è evidente, non solo a Napoli, ma non è che ci sono scene. Io per esempio quando ho letto domenica mattina quella agenzia che diceva follia collettiva a Napoli, io mi sono preoccupato, ho chiamato il comandante della polizia locale che ha detto guarda, a me non mi risulta niente, hanno chiamato il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, era una nottata di un sabato chiaramente in cui la gente dopo un po' comincia a uscire, i ragazzi dopo 3 mesi escono, voglio dire, non è che c'è il divieto di uscire, bisogna fare in modo di non concentrarli tutti nello stesso posto, stare e quelle ordinanze, e usare quelle ordinanze sbagliano, quelle ordinanze concentrano ancora di più, poi che succede? Fino alle 23 fanno le scorte di un sacco di birre, poi chiudono i locali e rimane tutto per strada, fuori. Quindi anche la città è più sporca. È proprio un errore. Senta, ma per ritornare al grande incontro con De Luca, quando è uscito ha detto pensavo peggio? No, ma guardi, sono abituato a fare tanti di quegli incontri poi nella vita. Poi De Luca l'ho incontrato altre volte. Sì, ma da soli era proprio... Sì, no, era capitato. Ora erano 2-3 anni che non ci vedeva. Ma hai usato delle tecniche che usavi da magistrato per fare le domande e ottenere le risposte? Ma non era un interrogatorio. No, infatti. No. Ma gli ha detto purtroppo non li posso più fare gli interrogatori. Avrebbe voluto interrogarlo De Luca con la lampada. Mi sarebbe piaciuto, sinceramente. Col faro. Senza faro, non avevo bisogno. Ma il caffè, avrei fatto un bel interrogatorio, gli avrei dato domande da farle, avrei avuto. E invece non gliela fate quelle lì che voleva fargli. Non potevo, sembrava. Qual è la prima domanda che si può dire che gli avresti fatto? Manco ci siamo incontrati, già mi volete fare di allora voi fate finta di essere mediatori di pace. Noi siamo felici che siete, tu l'abbia visto. Siete provocatori per la guerra. Ma scusi, gli ha detto che non si candida quindi come governatore lei? Non abbiamo proprio parlato di... Ti immagino, non era un argomento da parlare. Io gli ho detto all'inizio, ho detto guarda, questo incontro è importante. Perché la fase è molto delicata, io devo fare il sindaco per un altro anno, io non mi devo candidare alle regionali, quindi vediamo se riusciamo a cooperare nell'interesse dei nostri territori, per la promozione dei nostri territori, quindi, per le tragedie dei nostri concittadini. Non mi faccia casino il Consiglio Comunale, anche questo ha detto De Luca. No, ma il casino a me non interessa, anche perché quando c'è casino
e c'è adrenalina, io vado forte. Certo. Poi se il consiglio comunale mi sfiducia, mi candido alle regionali e vinco, quindi il problema non è mio. Ah, quindi c'è, quindi De Luca, perché diciamo De Luca potrebbe in qualche modo, diciamo, intervenire in quell'aspetto, no, guardi, lì. Adesso sto in consiglio comunale, no? C'è qualcuno che dice sfiduciamo il sindaco, sfiduciamo il sindaco. Detto. A me, io penso in questo momento i napoletani vogliono, come dire, che il sindaco e i consiglieri comunali, invece di pensare alle poltroncine di ognuno, pensano ai bisogni e ai problemi. Però e se anche la sfiduciano, lei si candida. Poi se mi sfiduciano, mi candido a settembre regionale e vinco. Senta, ma avete pensato anche di fare una cena dopo questo incontro con De Luca, o forse no, troppo? No, no, non esagero. No, no, chiedo. E proprio quello lo chiudi locale alle 23. Dai, appuntamento alle 23:15. Esatto, forse prima. Ma io ceno tardi, perché io lavoro fino a tardi, poi ceno verso le 23. Quello chiuda, fatta apposta. Poi non digerisce. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Grazie sindaco, buona giornata. Grazie.